Siamo tornati nell'area marina protetta di Portofino, guarda caso il nuovo condimensione diving di Lavagna, che è sicuramente il nostro santo protettore, perché quando dobbiamo fare le immersioni impegnative non c'è nessuna eccezione, usciamo con condimensione diving, con Pietro e il suo staff. Oggi siamo qui, nell'area marina come dico, ma per fare l'immersione sul Mohawk Deer, che è una nave che affondò nel 1967 durante una tempesta, ogni tanto in giro si scatenò queste tempeste, e questa nave arrivava dal Canada, era destinata a essere demolita alla spedizione. E questa è un'altra cosa curiosa, andava in un cantiere di un parente, certo Samengo, che aveva un cantiere di demolizione. Così. E tra l'altro, come dice Cattivo di Pogliasco, fumo i primi a dare le coordinate del punto e finimo pure sulla carta nautica del primo rinnovamento. All'epoca usciva la prua, era rimasta addossata alla parete, ma questo è il passato. Il presente ce lo racconta ora Francesco, fai parte dello staff di Dimensione Diving. Con la tua qualifica di? Guida subacquea e in subacqueo tecnico. E Pietro mi ha detto che tu sei decisamente piuttosto esperto in questo relitto. Sì, l'ho fatto più volte questo relitto. Ci puoi raccontare qualcosa? Sì, diciamo, come dicevi tu prima, questo è un relitto che era già un relitto prima di affondare, perché doveva essere demolito, è affondato nell'area protetta di Portofino. Abbiamo l'immersione che parte come c'è il capitello, che è a 12 metri di profondità il punto morto del capitello. L'immersione parte con parete a destra, sulla nostra destra, andiamo verso la prua che una volta riemergeva, ora è sott'acqua, ed è circa a 18 metri quindi dalla nostra cartina, quindi in profondità. Da lì poi si segue questo relitto, appunto questa tutta la parte della nave, lo scafo, fino ad arrivare appunto in prua. La prua è spezzata, dalla prua bisogna scendere molto più profondo, ma queste sono immersioni per i tecnici, dove c'è una sagola che ci porterà alle caldaie. Non ci interessa, qui alla fine della prua siamo a 40 metri di profondità circa, l'interessamento è girando ovviamente, mantenendo la nostra parete a sinistra, andiamo a vedere dove ci sono tutti gli altri pezzi del relitto, quando ovviamente durante la tempesta la nave si è disfatta in diversi pezzi, e qua spesso ritroviamo in altri punti che non conoscevamo alcuni pezzi di nave, nuovi ritrovamenti diciamo, però ovviamente tutta questa parte qua è molto profonda, ma risalendo la parte interessante è comunque ancora dell'area protetta di Portofino, quindi ovviamente tutta la vita che circonda questo relitto. Sul relitto spesso capita di trovare anche degli astici, quindi insomma, è stato colonizzato. Qua abbiamo sicuramente di passaggio dei dentici quando sono in caccia, abbiamo le cernie, quanto sono tantissime, abbiamo le corvine abbastanza vicino alla corvine, sono spettacolari sicuramente, e quando ovviamente siamo fortunati per le correnti, molto vicino alla superficie ci sono dei passaggi di barracuda, però quello è molto raro. 18 e 20 metri è una bellissima immersione che si può fare anche in ricreativa, e ci sono dei frammenti che dicevo prima, durante la tempesta, sbattendo contro gli scogli, il relitto si è disfatto e quindi spesso, anche girando proprio vicino, si trovano ancora frammenti che magari non si erano ancora visti. Quindi è anche interessante per gli appassionati di fotografia, ci sono degli spunti, certo. Scenografie veramente difficili. Difficile assolutamente, molto bene. Senza... Ovviamente essendo abbastanza vicini alla superficie non sono pericolosi. E Dimensione Diving fate spesso voi la immersione qua? Dipende, allora questo è un ottimo punto per fare quando si fanno i brevetti, per fare il punto relitto per chi ha iniziato appunto a fare il brevetto dei relitti, piuttosto che magari anche per chi inizia a fare l'ADIP per arrivare a 40 metri vicino a un relitto,
è molto, molto interessante, perché si unisce un po' il discorso relitto con l'area di Portofino, che è molto interessante anche dal punto di vista proprio della vita marina. A livello biologico sono molto belle. Io ricordo in profondità sui 40 metri di aver visto degli anemoni molto belli. Speriamo che il nostro operatore oggi li riprenda. Speriamo. E concluderei però ricordando che il dimensione diving, oltre a fare le dimensioni guidate, sappiamo, certo, ma è anche piuttosto specializzato nei corsi. Certo, è una didattica sia tecnica, sì, sia tecnica che ricreativa, ecco, sì, perché il nostro Pietro è il presidente di PSA, Primix Scuba Association, ecco, e ovviamente fa corsi sia ricreativi che tecnici. Che si chiama, hai detto, PSA, esattamente cosa significa? Primix Scuba Association. Perfetto, e quindi diciamo che è una delle massime autorità del settore. Sì, Pietro assolutamente è uno dei più bravi istruttori che io abbia mai incontrato. Magnifico. Grazie, vedremo le immagini. Grazie a voi.